Resta solo una bambina di 9 anni di questa famiglia distrutta di Terzigno, in provincia di Napoli. Il padre, Pasquale Vitiello, si è tolto la vita dopo aver sparato e ucciso con un colpo alla testa sua moglie Imma Villani. I carabinieri hanno trovato il cadavere dell'uomo a poca distanza dalla scuola dove poche ore prima aveva ammazzato la moglie durante un litigio. Lo ha fatto con la stessa arma dell'omicidio in un vecchio rudere circondato da vegetazione. Ormai appare chiara la ricostruzione della tragedia. Gli insulti davanti all'istituto, dove la donna aveva da pochi minuti lasciato la figlia, poi spintoni, gli schiaffi, il colpo alla testa che ha ucciso all'istante Imma Villani, mamma di 31 anni, poi la fuga del marito su uno scooter e infine l'epilogo. I rapporti tra i coniugi di Terzigno erano da tempo difficili, vivevano sotto lo stesso tetto ma conducevano vite parallele e le liti erano all'ordine del giorno. Ultimamente erano iniziate anche le botte, tanto che Imma aveva denunciato ai carabinieri il marito per un grave episodio avvenuto sotto gli occhi della figlia. A seguito di quest'ultimo fatto, avvenuto il 4 marzo, la donna aveva fatto i bagagli e si era trasferita con la figlia nella casa di suo padre. Neanche l'essersi allontanata però l'ha salvata. Una spiegazione del gesto forse potrà arrivare dalle lettere trovate a casa dell'uomo, alcune indirizzate ad un amico, altre a sua figlia, che secondo le intenzioni di Vitiello avrebbe dovuto leggerle una volta cresciuta. Chissà se avrà voglia di farlo.